lavoratori del terzo settore questa mattina stanno qui manifestando davanti a Palazzo San Giacomo, sono gli educatori, causa coronavirus, gli è stato sospeso lo stipendio, quindi su cifre tra l'altro già destinate, per cui non è una questione di mancanza di fondi, ma è un blocco diciamo tecnico che non solo toglie lavoro a queste persone, ma soprattutto gli toglie la possibilità di vivere. Allora, in seguito al decreto del 4 marzo che ha sospeso le attività scolastiche, sono stati sospesi anche i servizi educativi che prevedono attività aggregative e quindi in particolare i laboratori di educativa territoriale. Ora, diciamo, i nostri sono progetti servizi, perché sono finanziati, non stanno sul bilancio comunale, non stanno, quindi praticamente vengono erogati attraverso dei finanziamenti. Nel momento in cui il servizio è sospeso, cioè le attività sono ferme, non è possibile fatturare. Non potendo fatturare, non possono essere corrisposti per il periodo di interruzione gli stipendi agli educatori. Ora, in base a quello che diciamo si sta anche muovendo nel resto d'Italia, per esempio in città come Bologna, Imola, Monza, Milano, eccetera, gli educatori chiedono anche qui a Napoli che venga corrisposto il 100% dello stipendio. Questa cosa è semplice perché, essendo i nostri progetti già finanziati, i soldi da corrispondere agli educatori già ci sono, cioè non bisogna reperirli, non c'è bisogno di fare ricorso a fondi aggiuntivi o a fondi integrativi, i soldi già ci sono, basta dare la possibilità agli enti locali di pagare diciamo tutta la prestazione per intero agli enti, compreso il periodo di inattività, che è una inattività forzata chiaramente per le esigenze di profilassi che tutti conosciamo, basta dare la possibilità agli enti di fatturare integralmente e quindi di corrispondere integralmente lo stipendio agli educatori. Devo dire che noi abbiamo fatto un comunicato giovedì sera nel quale chiedevamo un'interlocuzione con l'assessorato e devo dire che l'assessorato è stato molto disponibile, tanto è vero che ci ha dato appuntamento per oggi alle 2. Quindi alle 2 saliremo in delegazione per motivi di sicurezza sempre e incontreremo l'assessore Buonanno, al quale porteremo diciamo, questa richiesta della corresponsione del 100% dello stipendio.